un impegno affinché tutto ciò non capiti mai più. problema è un problema culturale, anzitutto, è un problema che deve essere penetrare nel cuore e nella coscienza delle persone, se no, sì, ci sono le leggi, si potrebbe fare leggi e tutto quello che si vuole, però se la gente più popolata, insomma, non ha questa consapevolezza, chiaramente rimarrà sempre un fatto non risolto. Quindi ci vuole proprio, ecco, un impegno da parte di tutti noi nell'educare, nel formare le nuove generazioni, ma non solo, anche quelle che sono già più avanti negli anni, nel capire e comprendere quanto sia un valore, ecco, quello di ricevere delle persone, di accoglierle, di riconoscerle e di fare in modo che possano trovare nel nostro paese o nel paese dove vogliono andare uno spazio necessario e decisivo per la loro vita futura. Noi siamo un popolo, no? Siamo un popolo di migranti, eh? Non dobbiamo dimenticare che nel mondo ci sono 23 milioni di oriundi italiani, quindi siamo stati accolti un po' da tutte le parti della terra. Come possiamo adesso in questo momento chiuderci e non accettare, non accogliere, ecco, quelli che arrivano nel nostro paese? È una contraddizione fortissima, è un andare contro una realtà di valori che erano considerati e dovrebbero essere considerati fondamentali anche oggi nel nostro paese. Grazie, Monsignore.